Però guarda se mi si vede la testa, va? Ti si vede? Ormai ho imparato. Ciao ragazzi, sono le 9 del mattino, aspettatevi tra pochi secondi la campana, mi sto preparando per andare a Garbagnate da Andrea che mi aiuterà a testare le Adidas Boston 8. Oggi non correremo in pista nemmeno al parchetto perché non voglio infortunarmi, comunque cercheremo di fare delle riprese decenti evitando gli infortuni. Lanciata nel 2010 in concomitanza con l'omonima maratona, le Boston sono scarpe a due, ossia una versione un po' più protettiva delle Adios 5, e restano comunque scarpe intermedie adatte per correre soprattutto a ritmi veloci. Nel tempo si sono evolute parecchio, al punto tale che nel 2015 erano scarpe molto molto simili a quelle che ha utilizzato Chimetto per il record del mondo. Ora sono leggermente diverse, chiederemo ad Andrea un parere e vedremo come si sono comportate in strada. Lo abbiamo sempre detto, il gusto dei podisti si sta evolvendo. Se la versione 7 era considerata la scarpa perfetta dai podisti italiani, la 8 piace ma non a tutti. Dal nostro punto di vista questa scarpa è emozionalmente importante perché è stata la prima con la quale in teoria avremmo voluto lanciare il canale YouTube. Quindi ringraziamo Running Warehouse che ci ha permesso di testare questa scarpa, ora ve le faccio vedere in dettaglio. Poi andremo da Andrea, testeremo con lui la scarpa e infine torneremo qui per un commento finale. Ciao, a dopo! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Andrea, sei pronto a provare le Adidas Boston 8? Sì, a dire il vero le avevamo già provate in pista, ma oggi le proveremo anche su strada. Vabbè, il video che avevamo fatto a luglio magari lo mettiamo alla fine del... Mettiamolo. Fa veramente cagare. Era luglio. Ok, go. Ciao Andrea, come sai il canale è nato per testare le Boston 8 dell'Adidas, poi alla fine non l'abbiamo mai fatto il video, finalmente dopo qualche mese abbiamo deciso di farlo. Ok, quindi adesso chiuderemo il canale. Andrea, cosa ne pensi delle Boston 8? Esteticamente o come scarpa da corsa?
Perché esteticamente non mi piacciono. Diciamo che se Nike è andato avanti a fare scarpe d'aperitivo, questa qua non la userai mai per andare in centro a Milano. Oltre al colore che vabbè, Che l'ha scelto ma Masi, l'ha non a scelto caso. Masi. E, no, dicevo che per correre invece sono un'ottima scarpa. Io la trovo fondamentale per fare i medi. Avevo già la 7 e anche con questa qua mi trovo bene. Diciamo che è una copia della Dios, è un attimino più pesante, ma per assurdo al piede non la sento neanche così tanto pesante, quindi un pochino più ammortizzata, ma lo stesso molto dinamica come scarpa. A chi sono adatte? Chi sono adatte? Diciamo peso a persone con un peso contenuto sui 75 kg, 70 meglio sotto i 70, però diciamo che il limite massimo è 70 kg, 75 kg se dovessi farci una gara sulla 10 km e mezza maratona. Ritmi di utilizzo sono molto ampi. Io ho visto tanti a girare anche sotto i 3,20 a farci le mezze maratone con queste scarpe, quindi è davvero una scarpa molto versatile. Arriviamo fino a un 4,30 di media come ritmo a cui le potrei consigliare. Le consiglieresti anche per correre i lunghi oppure no? Ecco, sui lunghi direi di no, cioè dopo davvero il piede rischia di informicolarsi. Ci sono altre scarpe per fare i lunghi, non è questa la scarpa per i lunghi, secondo E a livello di avampiede come si posizionano? me. La scarpa è molto dura. Ti fa spingere di avampiede, lo senti l'avampiede che tocca per primo. È comunque abbastanza duretta come scarpa, quindi una scarpa ripeto, da medi o da gara. Adidas ha cambiato anche la tomaia. Che sensazione hai avuto provandola, sia quest'estate sia ora? Guarda, io me la sento molto fasciante al piede, non sento una gran differenza con le altre. Né come costrizione del piede né come comfort, mi sembra molto simile, sicuramente più precisa come scarpa, cioè il piede è stabile e me lo sento sicuro dentro la scarpa, cioè se dovessi fare una curva secca in gara non mi farei problemi. A livello di stabilità sappiamo che le Adidas Boston hanno davvero un punto di forza nella suola. Cosa ne pensi? Sì, no, allora diciamo che il torsion system di queste scarpe si sente, l'ho sempre sentito, però ripeto, qua la tomaia gli dà anche una grandissima mano e la scarpa rimane precisa e stabile. Ho visto che le hai utilizzate anche con la pioggia dei giorni scorsi. Che sensazione hai avuto? Beh, la scarpa con la suola Continental comunque fa la sua porca figura, diciamo che sono davvero stabili. E quando hai corso nel parchetto a 3:15, che cosa hai visto? Sulla sabbia le trovo buone, non buonissime, però pochissime scarpe le ho trovate con molto grip sulla sabbiolina. Ultima cosa, qual è secondo te il punto di debolezza di queste scarpe? Forse essere troppo rigide in generale stancano un po' il piede, poi alla fine hai un po' il piede informicolato alla fine. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima! Ciao ragazzi, eccoci tornati sulla panchina. Queste Boston 8 non sono davvero male, anche se secondo noi sono adatte soltanto per podisti veloci e dal peso ottimizzato. Sono le classiche scarpe da medio che possono andare bene anche per i podisti dal peso ottimizzato, per lunghi, soprattutto se non avete problemi sull'avampiede e se non pensate di correre più di 90 minuti. Per questa tipologia di podisti le Boston 8 sono scarpe universali e possono essere utilizzate in tutte le condizioni. In particolar modo vanno davvero bene in condizioni sfavorevoli, soprattutto in queste giornate piovose. Io non sono super convinto della tomaia, che secondo me non è traspirante, però tutto sommato non credo che questo abbia un impatto sulla scelta, che invece è dettata dall'utilizzo che il podista intende farne. In particolar modo, se correte medi su sterrato, questa è la scarpa adatta per voi a condizione di amare una scarpa molto reattiva. Dopo 9 mesi dal lancio, questa scarpa si trova su internet anche a prezzi scontati sotto i 100 euro. Quindi secondo me è un buon affare per una buona fetta di ascoltatori. Però per chi avesse amato le Boston 7, queste sono leggermente diverse. Infine, nei prossimi giorni testeremo le Adidas SL20 che hanno un'ammortizzazione leggermente diversa e vedremo qual è il parere di Andrea.
E per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di mettere like, commenti sempre qua sotto. Se potete iscrivetevi al canale, nei prossimi giorni parleremo di scarpe con fibra di carbonio e se riusciamo anche di biomeccanica di corsa. Sto leggendo un bellissimo libro, ne parleremo nei prossimi giorni. Ciao e a presto! Oggi testiamo le Adidas Boston 8. Mi fanno un po' male i mignolini. Vabbè, però sono un po' più piccole. Un pochino più piccole, sì. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home.